Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso il villaggio intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire per essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese di sparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Parola del Signore. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, tutto il mondo cristiano era quando nel 1992 Madre Teresa riuscito a istituire una piccola comunità di suore in Yemen. Yemen è uno stato dove si vive esclusivamente secondo fede islamica. Lì è proibito qualsiasi modo di esponere la fede cristiana. Il governo di Yemen ha chiesto a Madre Teresa che sue suore badano i più poveri del paese, quelli che nessuno voleva badare. Madre Teresa ha accettato questo, ma con una condizione: che insieme a loro viene anche un sacerdote cattolico. E i musulmani radicali subito hanno detto di no. Come risposta scritta per questo, a Madre Teresa, lei ha spiegato: cari amici, cari politici, senza sacerdote, mie suore non possono celebrare Santa Messa ogni giorno. Nell'Eucaristia noi riceviamo Gesù Cristo e lo conosciamo di persona. Impariamo da Lui come portare la croce, cioè come con pazienza e amore sopportare i problemi e difficoltà e anche le ingiustizie nella vita quotidiana. Madre Teresa con decisione ho scritto questa lettera con questa frase: a causa del peso del nostro lavoro io non posso mandare mia suore in Yemen senza Eucaristia, senza sacerdote. Alla fine il governo di Yemen ha accettato la sua richiesta. Alcune suore e un sacerdote con coraggio sono andati in Yemen islamico nel 1997, mentre
suore hanno curato questi malati gravi. Un fondamentalista islamico ha sparato contro di loro. Tre suore sono morte. Hanno dato la vita per Gesù Cristo e per Vangelo. Dopo questo, tre nuove suore sono venute in Yemen l'anno scorso, in marzo, mentre suore curavano anziani. Ancora quattro suore vengono uccise e il sacerdote è rapinato. Dopo quasi un anno non sanno ancora il suo destino. Fratelli e sorelle, indipendentemente alle persecuzioni di cristiani, anche alla guerra civile che adesso c'è in Yemen, suore di Madre Teresa, le sue suore sono presenti ancora oggi lì. Ed è proprio quella croce di Gesù che Pietro nel Vangelo di oggi ha voluto rinunciare. Anche se Pietro ha creduto in Gesù Cristo, perché lui pubblicamente ha confessato: tu sei Cristo, lui non l'aveva ancora conosciuto fino in fondo, perché non l'ha capito bene. Lui ha pensato che Gesù è Messia, che finalmente libererà il popolo giudeo dall'occupazione romana. Lui ha sperato che Gesù da Israele fa un popolo grande, potente, quei popoli che regneranno sugli altri popoli. Allora, quando Gesù ha detto che figlio dell'uomo deve tanto soffrire, deve essere ucciso, Pietro si è deluso. Lui ha preso Gesù in disparte e ha cominciato a scongiurarlo da questo. Gesù ha rimproverato Pietro, l'ha ammonito, ha detto che quello che lui pensa non viene da Dio, ma pensa in modo umano. Il problema sta nel fatto che Pietro non era ancora testimone della morte, passione e risurrezione di Gesù. Non era ancora avvenuto quel dialogo nel quale Gesù per tre volte chiedeva a Pietro: Pietro, mi ami? E Pietro gli rispondeva: Signore, tu sai che io ti amo. Solo quando Pietro finalmente ha conosciuto Gesù, lui poteva accettare le sue parole: se qualcuno vuole seguirmi, prenda sua croce e mi segua. Solo allora Pietro era disposto a fare tutto. Alla fine aveva perso la vita dall'amore verso Gesù, perché Pietro è morto crocifisso a rovescio. Fratelli e sorelle, arriva aspetto Gesù con la testa in giù. Testimoniare la fede con opere buone fa parte di un vero susseguimento di Gesù Cristo. Questo è possibile solo quando siamo come Gesù, disposti a portare la nostra croce rinunciando a noi stessi. È proprio Gesù che ci dà la forza per portare i problemi, difficoltà, anche ingiustizia per gli altri. Allora è da capire, da comprendere, se vogliamo vivere e operare come operava Gesù, dobbiamo conoscerlo bene. È proprio la Santa Messa, è il luogo, il momento nel quale possiamo conoscere e incontrare Gesù Cristo. È triste perché oggi tanti cattolici, soprattutto nell'Occidente,
non vanno regolarmente a Santa Messa, perché loro dicono: io faccio opere buone, non devo andare in chiesa, a me la Santa Messa non serve. Poi è triste anche perché tanti cattolici che regolarmente vanno a Santa Messa vivono così, che non fanno opere buone, non le fanno per niente. Tra di noi ci sono le persone che in modo tradizionale vanno in chiesa e nello stesso momento spesso parlano male degli altri, dei diversi, sparlano alle persone e criticano gli altri che fanno opere buone. Invece loro stessi non sono disposti nemmeno a muovere un dito per aiutare qualcuno che è nel bisogno. Evidentemente quando loro vengono a Santa Messa non vengono con le intenzioni positive verso il prossimo, nemmeno per conoscere Gesù. Fratelli e sorelle, gli uni e gli altri, cioè coloro che non vengono a Santa Messa per niente, e anche coloro che vengono in modo tradizionale, con cuore chiuso, tutti e due si ingannano, perché gli uni e gli altri non possono opporsi a forte influsso di mentalità di questo mondo. Il problema sta nel fatto che gli uomini regolarmente cercano i propri diritti, ma non sono disposti a rinunciare loro stessi e rispettare questi stessi diritti quando bisogna farli accettare anche dagli altri. E proprio per questo questa durezza sociale è veramente presente a tutti i livelli della nostra società qui in Bosnia e Erzegovina. In questi giorni i nostri politici ancora una volta hanno votato per aumento dei loro stipendi e loro, invece di chiedere dalle ditte che stanno bene economicamente di dare una paga giusta agli impiegati e agli operai, loro collaborano proprio con questi per proprio lucro. Ci sono anche rappresentanti della Chiesa che di nuovo per proprio interesse chiudono gli occhi davanti all'ingiustizia di questa società e fingono come se tutto questo non avviene per niente. Guardando tutto questo, tanti anni, diverse persone, nostre persone qui in Bosnia e Erzegovina, sono demoralizzati. Loro sentono che non sono più capaci di sopportare tutti questi problemi, difficoltà, ingiustizie. Perciò loro vanno e cercano una vita nuova, la cercano nei altri posti, nei altri stati. Fratelli e sorelle, da noi in una regione vicino a Zagabria dicono: ogni casa sulla croce, che significa che ogni famiglia, ogni comunità, ogni persona ha proprie difficoltà, propri problemi e le tristezze, e solo con l'aiuto di Gesù noi potremmo sopportare tutto questo con amore. E proprio a causa di questo Madre Teresa non voleva mandare sue suore in Yemen islamico senza sacerdote, perché senza l'Eucaristia questo grande sacrificio non è possibile.
credente fedele che prende corpo di Gesù, lui come Gesù sarà disposto a portare sua croce, perché lui ha compassione del prossimo, ha compassione di coloro che sono nel bisogno, lui aiuta, lui ama, lui si sacrifica. Il risultato di questa opera cristiana deve portare fino alla creazione di una vera unione cristiana, cioè di costruzione di un mondo nuovo, giusto, migliore per tutti noi. Amen.